Alessandro Borghi è stato visto a cena con una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ci sono novità professionali in arrivo? Non ci sono dubbi, Alessandro Borghi è tra gli attori italiani più amati e desiderati degli ultimi tempi. Tanti personaggi hanno permesso alla sua carriera di spiccare il volo, diversi e molto complessi, sono riusciti a mettere l'attore di fronte a molteplici sfide diverse e molto complicate. Ieri sera Borghi è stato beccato a cena con una delle conduttrici più amate della televisione. I due stanno lavorando ad una nuova ospitata? Li abbiamo già visti in un'altra occasione, chissà se, con il ritorno dei programmi, ci saranno delle novità in arrivo. La collaborazione tra i due regalerebbe ai fan grandi sorprese. Di chi si tratta? Alessandro Borghi a cena con una conduttrice, ecco chi è. Stiamo parlando di Francesca Fagnani, dal profilo social di Deianira Marzano è apparsa una foto in cui i due si trovavano insieme, a cena, a discutere di chissà cosa. Borghi è stato tra gli ospiti di Belve, il programma di successo di Rai 2. L'intervista fatta qualche tempo fa ha ottenuto un enorme successo. Ci saranno delle nuove collaborazioni? Chissà se tra i due si trattava solo di una cena tra amici o se vi erano argomenti professionali da dover discutere. Borghi è tra gli attori più desiderati del momento e di certo averlo in puntata, è un gran colpaccio. Per quanto riguarda Francesca Fagnani, talento e preparazione la precedono. La giornalista dovrebbe per molti, avere più occasioni nel mondo dello spettacolo. Non se ne vedono molte di conduttrici come lei, innovativa, professionale e molto elegante. I due si trovavano a Roma, la città del cuore sia dell'attore che della conduttrice. Di sicuro per entrambi, vista la popolarità, non è semplice girare come due turisti, ad esplorarla negli angoli più nascosti. Questa foto è stata però scattata da un passante, chissà se durante la serata i fan non si sono fermati vicino al tavolo, tra foto e curiosità. Per scoprire se ci saranno delle novità lavorative che li vedranno protagonisti, bisognerà attendere. Francesca Fagnani tornerà in televisione con Belve, per la gioia di milioni di telespettatori. Anche Borghi non smette di lavorare sui vari set. L'attore ha dato vita a personaggi amatissimi e ricchi di intensità. Come dimenticare il suo Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. Anche la serie Super Sex su Netflix, ha regalato all'attore un successo clamoroso. Calarsi nei panni e nella vita di Rocco Siffredi non è stato di certo facile. Una scommessa personale e professionale che ha spinto l'attore a mettere in gioco tutto il suo talento e la sua voglia di intraprendenza.